Sì, abbiamo solo fatto. Abbiamo fatto solo circa 4 km di salita. Circa, e non siamo stanchi, no? Che cazzo ce lo fa fare? Prima giornata con 40 gradi. L'alternativa era stare a casa sul divano con la birretta fresca. Invece gli ho detto: no, Raffi, cazzo, ci sono solo 26 gradi oggi, si sta bene. Il clima è gradevole. Andiamo a farci una scarpinata. No, siamo venuti a vedere sto posto perché tra poco lo demoliscono, l'hanno già venduto. Io sono già demolito. Noi siamo già demoliti insieme al posto. Ah, vedi che dobbiamo fare ancora? Eh sì, e beh, certo. E quindi... Minchia, ma mancano proprio i muri. Siamo venuti a vedere questo preventorio. Minchia, guarda quanto è grande, c'è anche di lì, guarda. Ma questo è meglio forse. Siamo quasi, raga. Mamma mia. A tra poco. Guardate ragazzi dove siamo arrivati oggi. Posto mega galattico. Siamo venuti a farlo subito al volo perché tra poco sto posto qua non ci sarà più. Questa è una centrale termica. E questo è da fare tassativamente con la luce perché è proprio in condizioni veramente. Eh sì, è una centrale termica. Sì. Scusa, la caldaia era sotto e qua? Era il deposito del carburante di sotto, dove adesso stanno cercando di bonificare, hanno messo dei teli e della segatura perché c'era tutto il catrame. Questo non so cos'è. Oh, iniziamo a vedere il pezzo qua. L'unica paura che c'è è che ti cadi tutto addosso. Ultime testimonianze di questo posto che tra un po' non esisterà più. Stiamo facendo la storia. La storia. Guardate la vista che ha. Guardate che roba. Mamma mia, ma guarda la vista. Per quello che ti dico che questi posti, oltre alla pericolosità strutturale di giorno, è tutta un'altra cosa. Guardate che posto, raga. Tanta roba, probabilmente questa era la parte più vecchia. E guarda, c'è anche il pennone che teneva sulla bandiera. Sì. Questa era la parte vecchia, vedi che storica. Bellissimo. Non so quanto riusciremo a visitare. No, beh, proviamo a entrare, vediamo un po'. Ci abbiamo i caschi, eh? Certo. Adesso ci mettiamo i caschi. Abbiamo perché... anche le mascherine. Le mascherine. Se ti casca questo in testa, il casco non casca. No. Limita un pochino, attenua. È una cagata di piccione al massimo. Troppo bello, bellissimo, no, poi che pace. Sotto, cioè. Sì. Lench sei tu? Sì. È giusto? Anche se non mi vedete sono io. Nonno, fa un caldo. Sì, manca il caschetto in testa. Ecco. Fa un caldo allucinante. Vuoi idratarti? Vediamo dove riusciamo ad andare, raga. Vedono il camion noi per quelli dei lavori. Sì. Allora mi sa che qua si sale solo sulla torre. Sì, porca. Oh, io vado. Cioè, ma non ti dico niente che ti pare di mettere in foto. Che cazzo me ne frega? Guarda, io non ti porto più braccia da qua. Se vieni sulla torre. Ah, ma. Minchia, sono andato sulla torre di Pisa che è pendente. Sì, ma è un attimino più controllata. Di posto è. Boh. Ah, di qua si va su. Questa qua è la strada del cazzo a sinistra. Minchia, sempre. No, qua è legno, eh. Sì, ma sotto? Sotto c'è il vuoto. No, sotto c'è il vuoto. Appunto. Beh, ma io sono leggero tanto. Ma qua c'è un cazzo in armadio. Vieni via da qua. Io adoro quando con l'intonaco si stacca. Sì, basta che non si stacca il pavimento. Qua è via. Andiamo qua a stare del cazzo. Del cavolo.
Andiamo in bagno. Ecco perché c'è. Sì, dai. C'è una bella latte anche qua. Bella. Te la riempio? Sì, la che cosa quasi. Cosa è rilassante. E allora l'hanno bloccata la salita. L'hanno bloccata perché i coglioni non ci taggano. Tipo noi. Qualche deficit. Ma fatta questi pezzi di legno. Là c'è una presa magic. Ma è magic? Sì. E dove cazzo era la salita, scusa? Dove era bloccata da dove? Lì l'abbiamo visto da... Oh. Era finta allora. Ma come? Scusa, Magari se arriva da un altro... dall'interno della struttura. Oh. Ma cosa senti questo buccicato con un cesso? Non lo so. Era la trama di qualcuno. Ci viveva il sacrista. Bello però soprattutto. Ma meraviglia. Ecco, qua ci sono i vestiti, Qua c'è sfullato. Qua c'è stato lo sfullato. Montato pure la segatura, ci sono i cavalli. Madonna, ma che bel pavimento però. Bello. Era bello il pavimento. Guardate che roba. Perché bussi? La provincia di Milano vuol mangiare a tutto spiano, stronzi. Bello. Sì, con la scritta lì c'è la mia età. Ma ascolta. Non so, avrà fame. No, come poi questo fatto che è tenuta su con quattro paletti. Senti come incredibile. Ma sono quattro, se erano due era peggio. No, andiamo qui nelle stalle. Vai, dalle stelle alle stalle. Ma questa l'hanno appena buttata la segatura. È qualche coglione che l'ha tolta da là, Eh sì. No, ma guarda il soffitto di viaggio. Magari c'hanno i cavalli. No, vai solo un po' avanti. Un pochino e basta. Ma è tanta la segatura. Cioè, guarda qui. Donna. Ah, qui siamo dove c'era la lettera. Usciamo di qua. Sì. Ah, pericolosissimo, il piano di sopra è danger. Very. Non capisco perché l'hanno buttata tutta. Questa l'hai vista, l'hai ripresa questa. Quindi la dura. Ah sì, c'è la pesa qua, raga. Adesso tu vai fuori sulla pesa e io ti taro. Non ci sono gli stantuffi però da mettere. Tu sei leggero. Sì, appunto. C'è anche il citofono lì, se vuoi. Cioè, ma tu hai visto la vista che c'è fuori dalle finestre? Sì, guarda qua la vista. Madonna, qua la vista. Ma anche qua è venuto giù, Ecco, vi faccio vedere senza i due piani da qua. Tutti in un colpo solo li vedete. Scala a bancale, che non è male. Ah, occhio qua le corna. Guarda. Donna. Qua tre piani, vedi che c'è il piano sotto? La carta da parati era carina, però. Sì, se la vuoi. Mi fa sempre un effetto vederla così. Guarda, c'è pure il marmo per farti la lapide. Uè. Madonna. Oh, ma tre piani erano. Ah, c'è il numero civico, Se volete, il numero 3, qua c'è anche il citofono. Vediamo se vi risponde qualcuno. Sì, lì c'è uno schermo di troppo scene in testa, sta cosa. Però secondo me... Lì c'era l'orologio. Arrivava dal piano di sopra. Sì. Adesso proviamo ad entrare qua a sinistra, in questa? Sì. Però dobbiamo andare da dietro allora, di là. Sì, dai. Dai, poi andiamo avanti. Facciamole tutte. Oh, c'era pure una scritta sulla torretta. Allora. Ah, boh. Bello. Tu fotografala che dopo la ingrandiamo. 1974. Ah. Ma sarà una ristrutturazione. Sì, sarà quello che ha fatto la torretta, che l'ha murata per non far salire nessuno. Quello che ha chiuso tutto. Abbasso scuola, guarda com'è scritto. E ci credo che non ti piace la scuola. Io dovevo andarci un pochino a scuola, però, prima. Era meglio se ci faceva un paio d'anni. Sai che oggi siamo più deficienti del solito, sarà caldo, Sarà caldo e sarà che, sai, di giorno uno è sereno. Ah, è vero. E no, quindi ragazzi, è meglio che veniamo di notte a fare i video, Se il livello è già questo, orca bestia che freddo qua. Ma qua non c'è niente, cos'è? Curiamo. Mi sa che dovete curarvi voi. Come si sono mangiati anche l'isola anche nei tubi. Topi. Questi arrivano dalla centrale terra, qua sempre. Però in parte era di qua, Sì. Madonna. Pensa se veniamo su di notte qua. No, ma sai che cosa? È troppo pericoloso perché non vedi. Appunto, non ci veniva a prendere più nessuno qua. Sì, se vuoi. Permesso. Ma guarda, hai visto cos'era questo? Bello.
docce, bagni. E anche qua non si fa da nessuna parte. No, ma guarda che sto posto qua è un rebus. Ok, queste di notte, se già di giorno non ci capiamo niente. Questi anni 50. La turca. Che antichità. Saranno stati degli appartamenti singoli delle maestranze, penso. Facile. Cos'era? Sentito? Così. Ma quello cos'era? Quella struttura di 1966? Niente, mi sa che sia il muraglione. Però lì si va su, eh. Sì, ma guarda cosa c'è dietro. Foresta amazzonica. Però di là dove di questo posto qua è labirintico. Da qua si sale. E c'è la monnezza. Sì. Qua c'è stato lo sfullato. No. Eh sì, c'è i sacchetti di essere lunga, ma c'erano 10 anni. Perché qua è sfullato già defunto. Non puoi scappare, c'è scritto qua. Mamma mia. Qua si sale. Allora andiamo prima di qua. Però hai visto sopra che non ci puoi scappare. Questa è contro. Ah, ma questa era la chiesa. Sì, l'altare. Oh cazzo, sì. Qui hanno anche bruciato. Qua prendiamo le torce adesso. Ma tu dici, guarda qua, 666. Prova a prendere il K2, eh sì. Ma guarda anche dietro, che prendo il K2. Sì, guarda il simbolo lì. Cioè, ma guarda sopra l'altare, cos'è anche con l'altare? Madonna. Eh sì, cartongesso. La chiesa, raga. Appena entrati, prima cosa che abbiamo trovato è la chiesa. Dice qualcosa sta cosa. Ho sentito un tacco. Sì, anch'io. No, adesso il K2 c'ho sotto tutto. E te che prendo anche una torcia. Boh. Subito in chiesa. Cioè, con tutto il posto che c'era da entrare, noi siamo attirati con la chiesa subito, diretti. Proviamo a accendere il K2 e metterlo lì. Se succede qualcosa. Però vedi che hanno bruciato? Guarda, tutto sotto l'altare. Un'infinità di lumini, Ale. Eh sì. Tutti bruciati. Poi qualche cazzo di rito ce l'hanno fatto. Prova a appoggiarlo sull'altare. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualche presenza? C'è qualcuno che noi non riusciamo a vedere qua dentro insieme a noi? Se c'è qualcuno, può avvicinarsi a quello strumento che abbiamo appoggiato sull'altare nero con una lucina verde? Se ti avvicini, puoi farlo accendere. Niente. Io non sento niente per le zecche. Sento tic, però sai, l'acqua. Sì. Proviamo a portarcelo in giro. Ma lì cos'è quella roba di legno? Nella mia sacrestia? O è solo ricoperto il muro? È uguale qua. È ricoperto, sì. Madonna, quanti lumini. Hai visto? Sai che cazzo ci hanno fatto? Che cazzo ci hanno fatto con tutti questi lumini? Sì, poi guarda, Niente, proviamo andare a proseguire. Sto partendo a leggere l'inferno nel luogo di tutti. Sì, qualche invasato. Queste impronte sono fresche. Dove sei? Qua.
Quando anche scivolato. Abbiamo che ti sei rotto le corna. Minchia. Qua è piano sopra. Sì, ma ne ha fatto quando pioveva, perché io non le lascio le brutte. Piano sopra è brutto, eh. Piano sopra non c'è più. Quanto che rimane su? Questa è una cella frigorifera. Fa vedere, le celle sono sempre. Con ancora il motore sopra. Anche qua hanno fatto un grande incendio. Ma che cazzo si devono bruciare? Magari sfullato di notte va freddo. E l'incendia? Per forza, cosa fa? Come fa a scaldarsi? Incendia. Ma fai un bel falò, non è che incendi. Magari ha messo lì la minchia. Guarda qua. Ha messo la legna. Per fare cose diverse. Ah, è bello però queste parti industriali, mi piacciono. Ascensore è qua, se vuoi salire. Ah, io non mi fiderei tanto. Magari rimaniamo dentro. No, però tiene, guarda, c'è dentro la lapide pure. Questa era in cucina, secondo me. Dalle piastrelle. Sei qua illegalmente. Sei curato, zigula. Vabbè. E questo cos'era? Montacarichi? No. C'è il motore sopra. Sarà stato un asciugatoio. Asciugatoio facile. I più strani sono gli asciugatoi di solito. Perché magari passava l'aria da sotto. Boh, se qualcuno sa cos'è, lo scriva nei commenti. Sì, comunque tutta. Questo è l'asciugatoio. La lavanderia? Sì. Allora qui si inizia ad asciugare, probabilmente. Esatto. Qua ci sono ancora i vestiti. Però dai, allora. Ti sacchi. L'ingegneria industriale degli anni 50 è uno spettacolo. Madò, qua cosa hanno bruciato. Lavapiedi di Lorenz. Ma guarda, cosa sono queste montagne di stoffe o sacchi? Sacchi bruciati, cenere. No, sembra cemento. Ma quello di Poveglia. Cesso. Cesso. E la parte di lavanderia di lì bisogna uscire da fuori, perché sicuro. Qua non ho visto. Si parlavano dal buco. Dai, vedi là che ti parlo. Dai. Non sai come fanno a parlarsi dal buco i due tossici? No. Così. Dai. Dal braccio. Io andavo di là, ma come ci vado di là? Guarda pure. No, manca la visia di un cappellino. Bruciato. Qua c'è venuto qualche bruciato in sto posto. Sicuro, Dai, andiamo a vedere di là. Bruciatissimo. Ma non capisco queste cose, ma bruciavano i giornali. Sfullato. Ma che vai a metterti nella testa, occhio buco, dello sfullato. Non posso starci una testa sfullata, non ci voglio neanche mai dormire. È sfullato. Sfolla. Che bel fresco adesso. Sì, allora quest'estate quando ci saranno 40 gradi. Venite qui se ancora non l'hanno demolito. Vi mando io poi le coordinate. Vi mando io le coordinate se volete venire. Però guarda, c'è un sentiero con una scala che entra anche al piano di sopra. Perché non c'è più il piano di sopra, vero? No. Sì, c'è. Vedendo, però non so come sia. Si passa anche da qua, c'è la scala da dentro. La scala? No, c'è. Ma quella con i bancali? No, quella con i bancali. Come non la voglio fare? Qua. Devi passare dalla chiesa. Donna. Da qua si sale. Sì, è molto la via Vintico, anche qua la croce, che bravi questi qua. Sono 12 anni. Che scala. Sì, guarda. La scala sì. Bisogna vedere il piano sopra com'è. Uomo con una maschera, spirito vagante. Qui gli spiriti. Ma sono bruciati. Vivono. Hai visto per delle già che ti seguono? Eh sì. C'è un bel bocconcino, cioè. Lucifero al piano superiore è morto di fame. Ma chi? Madonna, ma guarda che veramente, ma.
Io queste nuove generazioni di gravità. C'è la cassaforte. Sai almeno i lati. L'hanno anche aperta la cassaforte. Sai ai lati perché ti ricordi come era questo figlio. L'hanno scassafortata. Sì, perché, sì, perché secondo giri, loro no, ce l'hanno detto i soldi. E uno ha scritto c'ho i soldi anche lì di fianco, sì. Bravo. E le stanzette. Sei filabile. Cioè, neanche i topi ci vengono le volte qua dentro, eh? No. Ho un aereo. Oh, guarda che bellissimo, guarda che bel tappeto di muschio. Madonna! Non capisci tu? La moquette? Che vasca? Ci sta un piede dentro lì. Vabbè, per i bambini. Ma questa è già più grande. Minchia, posto qua di notte... No, veramente troppo pericoloso. Sì, sì, so sì. Che stava in testa, ma adesso no. Dico che è troppo pericoloso. Qua c'è da farsi male veramente. Qua. Già stiamo facendo il danger. Sì, io già mi non sento. Qua si scende. Si scende? Sì, un pezzo. Bicchia! Qua si scende, sì. Qua al piano di sopra mi sa che non si può andare. Quasi quasi. Cosa dici? Ma le materassi. Materassi. Ma chi aveva queste materassi prima del cedimento finito? Ma noi possiamo uscire di là, eh? Sì, madonna. Ma i materassi li hanno buttati anche giù. Adesso ve li faccio vedere perché... Minchia, se qualcuno li vuole... Questa cosa, eh? Wonder, se ti servono i materassi, guarda. Minchia, non avvicinarti troppo lì, eh? Sono lì. Se volete, ragazzi. Ecco. Wonder. Wonder, se ti servono i materassi, tu scrivi al vecchio Lence e ti dice dove venire a prenderli. Sai che quando hai detto così è andato rosso il capadona. Ho nominato Wonder. Guarda. Scusa. Madonna. Guarda. Qui corrente non c'è niente, eh. Una corrente d'aria al massimo. Guarda. Madonna. Eh? Non è che c'è qualcuno dentro il materasso. Non c'è qualcuno. Basta. Morto? C'è qualcuno qua? Puoi riavvicinarti a questo strumento? Che era impazzito, eh? Fallo illuminare come facevi prima, se puoi. Magari non capisco. Guarda. Guarda, hai visto? Hai visto? C'è qualcosa allora? Sì. Di brutto, Ale. Pelle d'oca adesso. Anche io adesso. Cioè, a parte che qua non è che mi piace tanto. No, a me non mi piace per la stabilità. Ah. Vorrei uscirmene dritta di lì. No, ancora. Questo non vale che ce ne andiamo, Ale, è di brutto ancora. Beh, senti, noi mettiamoci in sicurezza. Seguici. Sì, dove ti metti in sicurezza? Fuori. Ah. Sto guardando l'uscita. Gesti. Anche che posto. Cioè, queste stanze completamente scese. Guarda che buco. Bagni. Qua hanno bruciato, guarda qua. Rimanate. Sì. Aiuto. Ma cazzo. E che c'è qualche cadavere qua dentro. O che è caduto qualcuno sotto qua. Non è che è caduto qualche sfollato. No, no. Possiamo passare da sotto a vedere. Perché c'è un altro piano sotto, Ale. Passiamo da sotto. Anche lì quei materassi calcati non mi piacciono. E qui da segnali ancora. Però io vorrei uscire. Mamma mia. Cosa? Eternit sopra la manetta. Guarda la mascherina. No, tanto ci stiamo poco qua. Respiro. Anche qua si esce, va. Io avevo visto questi cordini. No, c'è una scritta che mi fa ridere, ma non me la inquadro perché. Okay. Mi gira quella verde là. Però non è una parolaccia. Scienza. Guarda il giornale. In chiesa vecchio. No, qua è finito. Anche qua sembrano locali tipo cucine. Questa tappezzeria ancora che c'è. Questo salone è tutto verde di tappezzeria. Questo deve essere.
Guarda, Ale, il K2 ha ripreso. Secondo me è rimasto qualcosa qui sopra in questo piano. No, sto riprendendo la scritta. Non volevo riprenderla, cavolo, ho fatto pure lo zoom. Non volevo. Non volevi? Madonna, ascensore. Di là cosa ci sarà? Ah, di là si collega. A quella... Stai al bordo, eh. A vedere cosa c'è qua. No, qua non si può andare su. Guardate cosa... no, è qua. Oh, no. Sì, sì, no, ma vedi i buchi già per terra. Torna Andrio. Ha capito, da qua siamo in un bruttissimo punto. Sai cos'è questo? Quello sì, che è il passatoio. Andiamo. Ma dove, in che posti mi porti? Ma tu ci credi che questa carta di giornale era dietro la tappezzeria? Beh, vabbè, non si butta via niente, è come il maiale. Chiara, ma tu non volevi stare sul divano? Tutta la tappezzeria dietro. Non mi piace stare sul divano. Usciamo di qua? Aspetta, voglio vedere una data. 76. Ecco, 76 io non ero neanche un prurito. Nel 76. Io c'ero. Tu c'eri. È un tinello dove c'erano il vino, non lo so. Sì, ho visto che qua sono pure... Porca bestia. No, da qua non si esce. Cioè, non si... No, no, da qua no. No, giurami. No. Dobbiamo tornare indietro. Qua c'è il serpente rosso lì. Canna dell'acqua. Mi sa che siamo un po' deficienti oggi. Mi sa che sto video qua non metto l'audio, metto la musica. Sai cos'è? Allora, perdiamo tutta, siamo in alto. Perdiamo tutto il minimo di credibilità che avevamo, di serietà. Te l'ho detto, bisogna tornare indietro della... Perché siamo troppo in alto, ci arriva poco. Ah, ecco, già ne ho poco di mio. Vedi che qua, anche qua. Minchia, i lumini ci sono qua. Non si passa, no. Eh? No, qua Indiana Jones. L'ultima crociata. L'ultimissima. No, non c'è. No, no. Senti, è vuoto sotto. Hai voluto il preventorio? Mo' pedala. Non cammina. Però c'è un buonissimo profumo. Ah beh, meno male. Meno quello. Se c'era profumo di morte era peggio. Dai, dai, usciamo da sto... Oh, sta roba qua che si muove. Fai il bersaglio. Guarda. È qui che ci suonava prima il K2. È qui? Sì. Eravamo lì qui, sì, dove c'erano materassi di Wonder. Vediamo se riusciamo a scendere, andare giù dei materassi a vedere da sotto. No, dobbiamo rifarci tutto questo brutto pezzo. Ah, sì. Oh, se vuoi salta e arrivi giù subito senza fare le scale. Mi porti in braccio. Mamma mia che postasci. Da qua si scende. Ah, meno male che hanno chiuso le tapparelle. Oh, è Zazzare. Tantissime, ti ho detto che ti seguo. A te ti seguono, perché non seguire me? Siamo in due. Mi piace di più. Sì, c'è più la roba da ciucciare. Sei più appetitoso. Io sono un po' velenoso. Occhio qua la scala in marmo di lapide. Niente, usciamo, andiamo dall'altra parte. Come andare al piano di sotto dove c'erano due materassi? Te l'ho detto come fai ad andare al piano di sotto. Basta che salti lì nel primo piano e arrivi giù. Ecco, qua c'è l'ingresso dépendance. Poi oggi il Lancia ha detto non mettiamo gli scarponenti infortunistica, tanto bello. Sì. Sono mangiata una zanzara. Ecco. E che dicono che non mangiamo? Mamma mia! Materassi qua. Materassi. Ma qua ci siamo già entrati. È dopo la chiesa. E allora dove erano quei materassi?
non lo so. È qua. Qua sono. Sì, qua. Ah, ok, eravamo sopra lì, però sotto qua non ci aveva dato nessuna attività. Senti che corrente però. Sì, no, io direi di muoverci un po' perché sennò tiriamo troppo tardi. Hai visto? Ah, hai visto? E quindi a questo punto qua, prima eravamo sopra. Qualcuno questo... magari è caduto giù con, insieme ai piani, da sotto. Vedi i capelli qua. Dai, che è la lana di un materasso. Guarda però il K2. I capelli biondi, ragazzi. Dai, smetti, la lana di un materasso. Però il K2 sta impazzendo. Sì. Sta impazzendo. Ma magari io sto facendo lo scemo, sto scherzando, ma è veramente successo qualcosa. Anche perché qua se c'è morto qualche coglione o qualche sfollato, chi viene a cercarlo? Chi? No, è strano, qui c'è molta attività e non mi piace. Guarda. Viene Mamma Africa. Guarda. Sì. Ce ne andiamo da qua. Sì. Qua è veramente grande da fare. Ma hai visto? Ci sono milioni di bottigliette verdi. Io qua mi sono tirata una rovazza. Rovazzi? Oh. Cazzo, io prima non li avevo visti. Vai che ce l'hai attaccato allo zaino. No, vattene. Il problema è l'abbraccio, lo zaino non mi interessa. Vattene. E io non l'ho beccati, sono entrato. Adesso l'ho beccato sulla calza. Guarda qua, ecco. La mia destra. Questa sì. Montagna di bottigliette verdi. Quelle una volta di. Sì. Tu sei salito la parte. Sì. Occhio al primo gradino che mi fa schifo. Ah, era qua la fabbrica, sì, erano le bottigliette, sì, delle questo bibite. Delle... Senza marchio. Si vede che gliele portava il camioncino. Sì. Portava anche le birrette. Oh, però il K2 di qua, guarda. Sì. Quello deve essere l'orologione, va? Sì, l'ho visto prima. Adesso qua... sul tetto meraviglioso, da dove arrivo? Dai, stai a fare la... il pollice verde. Entra qua sotto a fare un giro. Va bene, dai, vado. Perché di là c'è un'altra struttura enorme. No! Wow! Questo è un pezzo di storia. Quel mini trattorino lì. Che figo, è vecchissimo questo, sarà anni 60. Lo vuoi? No. Vuoi per tua figlia? No, sì, faccio giocare mia figlia con la roba che trovo a fare urbex. Te lo disinfetto? No, poi gli manca le ruote davanti. E il volante. Però che figata, prova a alzarlo col bastone davanti. Sì. Sì. Però è figo, è vecchissimo. Sì. Proprio bello. Però le ruote non sono così vecchie, l'hanno conservato bene. È usato pochi chilometri. Un esplosivo. È usato poco. No, è silicone. Ah, bello. Veniva qua a Capodanno. Qualche Capodanno d'anno. Lì sotto... Ma ci dobbiamo andare sotto? Sì, sotto sì. Sì. Sotto sì. Non di qui, però hai visto il pavimento, non c'è. Vediamo da dove scendere allora. Dal lato di là ho visto che potremmo, dalla terrazza. Qui dove eravamo prima. Sì. Sì, perché tutto il pezzo di là non l'abbiamo fatto, a parte che sopra non si può andare. Da dove si... no. Dobbiamo circonnavigarla dal di là. Circonnavigarla, cos'è? Michele, sotto ha due piani. Guarda. Mamma mia. Vedi perché questo è sfondato? Sì. Tu hai visto di là che si passava? Dal terrazzo dove ci siamo fermati quando siamo arrivati. Andando in fondo al terrazzo penso che ricolleghi all'interno della... penso. Boh. Proviamo, raga. Per lasciare delle piante tenerle. Già grandi. Abbiamo trovato l'entrata. Allora. Qua il pavimento sembra bello. Qua come li ha messi su? Andiamo su. Qua io salirei di qua. Andiamo sotto. Andiamo sotto subito. Guarda perché ti ho messo il cancello. Dove? Qua. Ma magari per i ragazzi. Guarda sotto i gradini cosa c'è? La rete di plastica. Il K2 sta iniziando a darmi dei segnali. Ecco. Perché c'è sta rete di plastica? Ha fatto la gentata su giù. Che bello il parco. Con quella vista lì. Cioè sembra di camminare sulla gomma. Sì. Brutto. Mamma mia, allora, devo farvi vedere fuori qua cos'è. Che figata, raga. Dove ti porto, Raffi? Ma che divano. Potevo stare
sul divano io oggi, potevo? Sotterranei. Ah, io mi sento più sicura a fare i sotterranei, andiamo. Che non vedo poco. Facciamo prima i sotterranei allora? Sì. Vedi? Io sto facendo vedere le bellezze fuori. No, qua è tutto aperto. Perché questi posti a ridosso della montagna sono fatti un po' a scalinate, a terrazzate, ecco. Hai lasciato il bidoncino del decespugliatore della vela? Sì. Mica che bella quella parete lì ammuffita di mattoni alla tua sinistra. Bella. Bellissima. Sì, così la faccio a casa, qua erano cessi. Io ci farei una cosa. Madò. Ma qua si passa, sì, no, là è crollato tutto, non si può andare avanti. Sì, beh, si può, ma non penso che ci sia niente là. Vuoi provare a passare? Dai, sì, forse. Fino a qua, dici che ti finisci di provare adesso. Senti che aria è calda, veramente aria. Dentro faceva fresco, qua c'è un caldo. È il bagnasciuga questo. Ah beh, è vero, in effetti. Quelle Nike Air Max. Qua hanno buttato giù tutto. Ma da cos'è che hanno buttato giù? Però ascolta, questo l'hanno buttato giù, ma l'hanno buttato giù apposta. Sì, ma cosa? Cosa? Dove li hanno presi questi? È vero, è. Ragazzi, scriveteci nei commenti se avete un'idea di cosa hanno buttato giù qua. Tanto mi è entrato qua. Se mi è entrata qualche bestia nella scarpa, fa niente. Non so. Beh, sta porta. Dove andiamo? Tubi. Hanno le forme di finestre. Cosa quello? Ah, sai cos'è quella lì? La camera d'aria con il. Vero, non c'è niente. Non c'è niente, ci sono dei tubi. Sì. Donna. Mamma mia. Guarda qua. Secondo me hanno iniziato da qua a demolire, sai cosa sono quelli? Ah sì, sì, pezzi qua sopra del soffitto. Hanno sì. Tutti. Sì, 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 hanno... sì. Allora tengono la struttura in cemento armato. Sì. Guarda qua, questi sono nuovi. Eh sì, sono nuovi, infatti sono quadrati. Allora tengono la. Tengono la struttura, sì. E fanno gli appartamenti all'interno, bella roba. Madonna, guarda che stai, qui c'è anche dei pezzi di questa finestra a spicchio che hanno portato via. Hanno tolto. Ah, questa questi. Sotto. Hanno messo anche le cariche di dinamite, adesso lo tiro giù. Basta che se non le fanno esplodere adesso, aspettano un attimo. E qui era bello proprio anche il pavimento, era tutto bello. Era bello, sì. Queste finestre oblò enormi, sono meravigliose. Madò. Ah, qua sei sottoterra, guarda che roba. C'è tutta la montagna lì. A vedere. Ma in che posti meravigliosi stiamo andando? Visto. Qua c'è anche uno scheletro di Cariola. Ah, quando non c'è. No, di Cariola. Sì, questi qua sono tutti gli infissi. Guarda che belli! Gli affreschi sopra. Ci sono ancora rimasti. Oh sì! Sì, era tipo una grotta. Era tipo una. Una grotta. Madonna, qua viene giù la cascata d'acqua. Vado, guarda qua, tutti i Vespasiani, fasciatoi, sono accatastati dentro lì. Vedi, hanno messo gli scarponi? Mamma mia. E forse stanno iniziando da qua la ristruttura. Eh sì, da sotto. Sì, ma di questo fatto. E questa era una cappella. Dici? Sì, perché guarda anche le vetrate come erano. Facile. Poi è crollato e venuto giù la mezza montagna, ma non è cappella. Però quanto diciamo ce ne. Saliamo, va. E saliamo. Se puoi pulire un po' la moscaglia. Allora, qua. Devo salire qua. Adesso sali da lì. Sì, sì, sì. Qua c'è un coso di una struttura. Telaio di legno. Donna, qua è tenuto su tutto. Però guarda che sono impaccato anche
Qua c'è una tuta dell'Adidas, se qualcuno gli può servire. Qua sono i mattoni nuovi. Stiamo qua del lato. Pensa cosa non gli passa. Eh? No. Cosa? Sì, non suona. No. Sì, però qui vedi che hanno tolto tutto il soffitto. Sì, sì, hanno tolto tutto il soffitto. Sì, ma cariolate qua gli passa, eh. Sì, ma è nato di nuovo, se mangiare. Qua c'è ancora una scala che porta dove eravamo su noi. Ah sì, è vero. Non c'è niente qua, tutto buco. Sì, tutti davanti alle finestre li hanno buttati i mattoni. È enorme questo salone. Ma quant'è che stiamo camminando? La scala non c'è più. Ah, qua c'è l'ascensore. Oh, se vuoi salire c'è l'ascensore qua, eh. Però lo conosco qua di più. Sì. Quello di Rush. No, è un altro, quello là è un altro. No, di qua non si sa. Di qua direi che non si sale. No. No, qua non si sale. No. Allora, perché è per il Rush? Questa è quella stanza che vediamo da fuori che ha i buchi. Sì. Vero? Sì. Cioè, questi mattoni servivano alla fine a tenere su. Sembra che contenesse un po' col culo. Guarda. Niente, io andrei a fare l'altro stabile. Sì. Perché qua, sì. Purtroppo la piscina qua è vuota, se no siamo un bagnetto. L'hai imprestata? Oh, che seggiolina! Oh, cosa ci fai così? Seggiolina di bimbi. Sì. E lì guarda la cenere di una carne fumata. Vedi, qualche testimonianza c'è ancora. Qua c'è la scala. È quella che abbiamo fatto noi adesso. E allora saliamo di qua. No, non siamo seggiolini. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Riconosco gli affreschi. Niente, dai, che... andiamo di là. Andiamo a vedere l'altra struttura. Quella che sembra più moderna. Io l'aperitivo l'ho già fatto, zanzare, me ne sono già magnate un paio. Sono le zanzare che fanno aperitivo con te. Sì, ma non beccano queste. Ecco qua, ah, questi sono nuovi, Sì, guarda le bombolette, vedo. Almeno li fanno fuori. Vedi che hanno messo già le casette per... Per i lavori, infatti qua è pulito. Sì, ma dove si entra? E le hanno grassitate tutte. Sì. Ah, forse da qua. Anche questo è grande. Ma è grande anche questo. Madonna, qua hanno buttato fuori tutta la legna che c'era dentro. Dove si fanno i plomberi? Dalle finestre? Ma questi sono i muratori, eh? Ma Ale, ma che cosa c'erano di 100 anni fa perché sì. Hanno rotto i vetri? E guarda dove poi li hanno messi sotto i legni. Sotto. Ma questo è stato il primo tentativo di ristrutturazione fallito. Del 15-18. Sicuramente. Però anche questi qui perché l'hanno gliel'hanno scannate. Perché ci voleva più portarle giù, farli sul camion a caricarle. Anche una sdraio per riposare un attimo. Mi sa che bisogna salire dalla catasta. Dalla catasta, se no da qua dietro. No, prova a guardare, ma non sono marcato. Da lì sotto cosa dici? Da dove? Vuoi passare sotto quella? Per me che facciamo prima dalla catasta. Guarda questo, c'era l'asfalto qua sotto. Ma la noces, hanno scritto là. Madonna, ma se. No, ma come fai a passare da qua? No, più che altro quando sei su. Ah beh. Sì. Più che altro i chiodi, occhio, Quelle
abbiamo le scarpe da tennis. Guarda. Minchia, dentro hanno demolito tutto lì. Sì, entrare, entriamo. Scusate. Sì, ma qua è tutto. È tutto accatastato. Ma tutto, tutto il piano così? Sì. No, posso stare qua. Ma cosa mi tocca fare a me? Con una mano sola. C'è quella tua sorella. Tua sorella. Stai capitana. C'è un comodino qua. Sei stato tu? No, era un EVP. Ma inizio a tirarli io gli EVP qua. Ma guarda te, ma dove mi porti? Dobbiamo anche tornare fuori, eh? Ma dove mi porti? Poi da qua non si sa. 45 zanzare. Qua ci sono cose. Scendo? Ci sono la favola della volpe, c'è. Ma c'è una favola? Pedagogia e vita, no? No. No? Aspetta, stai lì. Fammi vedere di qua. Un coniglietto. Ton. No, qua le scale non ci sono. Vasca. Arrivo, aspetta. Mamma. Ma che sono qua? C'è un nido di chiurlo. La doccia. Dov'è? La scala di là. È proprio questa colonna qua di qua alla nostra destra. Ah. Però non so, aspetta, adesso te lo dico. Sì, mi sa di sì. C'è Biancaneve e Sette Nani, se ti interessa. Sono tutti i libri qua, bello. Che figata questo. Ah, sistema alpino. Favole, pedagogia. Sì, da non confondere con pedofilia. Tombola degli oggetti. Gne gnomo. I giochi dei bimbi. Ma tu hai visto questo libretto Pedagogia e vita? È del 1956. Ah, sarà quasi la tua età. Oh, che figata questo. Ma è fighissimo. Ricchissimo. Ah, alpinismo. No, gli aerei, gli aeroplani. Di che anno è questo? Oh, non sei vecchio. Anche vuoi il pacchetto della Strike? Vecchissimo. Sì. Oh. Tu che ci vedi bene? Chiave. Cos'è che devo dire? E cosa c'è scritto? Ah, non lo so. Ah, neanche non tu si le capisce un cazzo. Occhiali di... Guarda, gioco dei cubi, dei bimbi, che facevano il puzzle. Sì. Che figata. No, ma qui è rimasto qualcosa. Anche quello è un costumino, un pantaloncino. Sì. Sì, un costumino. Vai, tra, io c'ho le salviette, tanto. Ah. Sì. Poverini. Sì, poverini. Anche malati, poverini. Beh, però tantissimi guarivano, eh. Vuoi che ti leggo la favola della volpe? Sono stata arca bestia. È già finita. È scappata la volpe. Quella lì. No, era qua. Qua c'è anche Biancaneve. Oh no, questa era 16 favole della Capretti Fontanina Biancaneve. Ma guarda quanto sono vecchi, ma mi piange il cuore vederli lì così. Grimm, fratelli Grimm. Eh sì, eh. Ma perché sono qua bruttate così? Marzo 1956. Guardate. Sì. Mamma mia. Anche qua sono tutti i libri. Tutte le cose dei bambini. Eh sì. E qua tutti i cosini, i giochini dei bambini. Occhio, perché qua il marmo di Carrara si muove. Secondo me è gesso. Eh vabbè. È l'altro mezzo. Gesso di Carrara. Ha tirato giù il mezzo. Un tramezzino. Era piccolo. Mamma mia, da qua si sale, sì.
No, vabbè, non mettiamo gli scarponi, tanto qua è comodo. Questo cosa c'è scritto qua? Dove sei? Qua. A volte disposition spot organ Franchi 55. Roba di tedeschi. Pio Pio Pulcino. Questa qua si va anche giù, Ehi. 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 Ho sfollato. Sai che oggi scherzo. Come passare sopra sta cazzo di porta? Oggi sdrammatizziamo. Sei giù? Sì. No, tanto oggi hanno capito che siamo deficienti del solito. Là c'è cosa con tutti. Adesso andiamo a vedere. Non avevo acceso il capatore. Figata. Bombole. No, qua c'è della roba. Questo era tipo l'autorimessa, mi sa. Qua le scapusce, sfullato qua. Sfullato? Sì. Ah, se gli scarponi se ti servono ci sono. C'è anche tonnori. Questa è tutta spazzatura recente, guarda. L'altro scarpone lì, batterie, bottiglie, lattine di birra. Fino a qua portare. Venivano. Però lo scarpone è diverso. Però guarda tutta la roba qua da mangiare. Vediamo la scadenza del tonno riomale. 2010, no, è vecchio. Però... Vabbè, ma adesso come cazzo fa? È chiuso nell'85 questo posto. Ci sarà stato qualcuno che ci ha sfollato fino a qualche anno fa, ma secondo me ha detto no. No, adesso basta. Si è sfollato anche lo sfollato. Eh sì, ci sono i pallini di soft air. La voce a chiaro del contenitore. Mi fa solo qua la radio. Guarda lì, c'è scritto Lucifero si trova qui, gli hanno scritto ok. Cos'è che c'è? Una mascherina, quindi è poca Covid anche. Vedi tutti i pallini? Sì. Vediamo se Lucifero si trova qui. Ecco. Questi sono i bagni. Eh sì, te l'avevo detto prima che si vedeva da là. Tutti i divani, tutto. Qui dovrà esserci un banco bellissimo. Ok, noi prima eravamo sì. Lì c'è la strada. Dai, andiamo a vedere di là. Dobbiamo salire. E qua se diventa buio. Che altro è quello? Là c'è una stanza con tutti i disegni dei bambini. Però voglio dirmi. Ti serve una casa? Questa è la cucina. I birilli dei bambini, va. Ah, qua hanno fatto proprio l'apertura. Vedi anche qua i disegni? Sì. Qua sono disegni dell'epoca. Ma sono disegni dell'epoca? Eh sì, Quello no, ma questi sì. Sopra, cazzo, non l'abbiamo cambiato. Ah, cambiato, no, ha trasloccato per quello, vedi? Perché sì, nel 2019 è cambiato, adesso ok. Ditecelo, scusa, Andiamo, andiamo. Andiamo piano di sopra, guarda. Andiamo a cercarlo. Ma io non lo so, Deciditi, sono decidete. Anche l'indicazione sbagliata. Non è colpa nostra. Satanisti della domenica. Satanisti del già parato questi l'altro. Non è che facciamo un po' di scale e ci alleniamo per la discesa dopo, di 4 km. Oggi Ale il filetto l'abbiamo perso, Sì, allora devo venire qua tutti i giorni. Cos'è? Cosa? Ah, sei sempre tu che strusci. È il mio zaino che struscia. Putin uccidi, c'è scritto qua. Putin bombarda Cannoppio. Ma quindi è recente questo, Non più di 2 anni. Anche qua tutti i cosini dei bambini, i chiodini dei giochi. Oh, me ne ricordo, ho fatto. Guarda là.
Il caffè? Sì, il paulista. Anche qua, vedi. Bau bau, il cane. Gli animaletti. Ma la vista? Ancora i cubi, come quelli che trovate. Cioè. Sì. Guarda, poi uno pulisce il bosco sotto. La vita è corta. Questo è a posto come vai a mettere? Sì, questo è sì. Ma poi me lo chiedi a me. Cosa ne so io? Cerco una consolazione. Oh, qua c'è il tavernello dello sfullato, doppio. Vecchio, vecchio. Sarà sfollato da 10 anni. Sfollato pure lui. Chiodi. C'è niente, sì, le nicchie sì. Vedi che ha fatto fuoco sfullato qua. Vedi, tutto camminetto. C'è una frase. Questo è del Corriere della Sera 1985, l'hanno già chiuso. Allora, ho trovato anche... Era religioso. Eh beh, sicuramente c'è la mia. Senti la frase sacra. Chi sa il crocifisso sa tutto. Chi non sa il crocifisso so sa nulla. Crocifisso. Ci sta perché mi si incerto. Un po' perché non è. Non ho ancora potuto, è sempre la mancanza d'ossigeno perché. Ah. Cos'è stato? La mia zaino che scricchiola, mi sa. Cioè, ci spaventiamo da soli con tutto. Cioè, lo porto apposta. Per creare lo suspense? No, ma io sto video veramente, Raffi, metto la musica, Perché stiamo sparando di quelle... Ma devo capire che siamo anche tranquilli e sereni nei momenti buoni. Sì, sì. Sto dicendo, devo capire che... sfollato qua. Camera con vista. Sì. Sì, però sempre sfollato da 10 anni. Ah, c'ha pure pisciato perché ha bagnato. No, però sfollato da 10 anni. Ma c'è l'alone di piscio. Che cazzo era? Una balena. Qua c'era... aveva bevuto il tavernello. Tavernello carica. Metti la musica del piscio. Sì, sì, metto la musica. Allora possiamo dirne quante ne vuoi di cose qua, tanto non la sentiranno mai. Qua c'è un coso di Natale, guarda. Occhio al gallo lì che becca. Volevo vedere proprio giusto questo. Gallo. Animali da cortile. È una scheda di qualche... Siamo noi oggi gli animali da cortile qua. Dov'è che era Satana qua? A questo piano ha detto. Non l'hai ancora trovato? No. Non voglio fare la campione nella prima di cercarlo. No, lasciamolo lì. Esatto. Va bene scherzare però. Però... la vista raga. No, raga, tanto non mi sentite, c'è la musica qua. 82 è già la musica, già messo. Mi sto medesimando. Dai, che ci sono altri due piani. Ultimamente tu scegli le musiche bellissime. Vorrei sapere per guarda che belli però i lavapiedi di Lorenz distrutti. Sì, ma dai, ma anche questi hanno disintegrato tutto. Sì. Ma che palle. Lorenz, incazzati. Sì, però l'asse della tavoletta del cesso. Guarda che queste vasche da bagno, cosa sono piccole. Sì. Io avrei Madonna. Poi in queste stanze piccole, anguste. Sì, mangusta. Dai, andiamo su. La musica. Sì, sì. Madonna. Pensa che se facciamo un'esplorazione e beviamo un po' di birra prima, adesso così siamo sanissimi. E magari andiamo a 3000 metri. Madonna. Non era fatto l'ostigio. La cosa sarà che non c'è neanche il CRI, quindi... Sì, io e te siamo più deficienti ancora. Ah, forse qua, Satana. La casa... casa delle puttane.
un altro. E qua l'ha scritto 5 euro, chiede tua mamma. L'ha scritto. Aiuto. Ma c'è un altro piano ancora. Eh sì. Queste erano proprio tutte camerate così. Sì, hanno tosato le pecore qua. Vedi? No, non quello che resta dei materassi. Ah, non sono le pecore. Ma quante ore è che siamo qua dentro? Abbastanza. Tanto il pomeriggio è lungo, ti dico io. Si allungano le ore. Sì, che dobbiamo prendere pure la nave dopo. Ma non abbiamo il tuo magico? Sì. Per ribotta. Prendiamo quello poi. No, qua è tutta lana. C'è anche un tappetino, Oh, poi ogni piano che andiamo più su, la vista guarda più paura, eh. Sì, andiamo anche sul tetto allora a sto punto. Ascolta, è lì a casa mia. Ecco, quasi quasi una nuotata, facciamo prima, Ci diamo una rinfrescata. Siamo andati in fondo qua? No. Ah no, io speravo di sì. No, abbiamo fatto solo adesso. Porca. E c'è un altro piano. Uguale però. Niente. Niente. Questo è quello che si dice vuotone. Sì. Sfullamento qua. Sfullati. Poi è pazzesco perché le pronte arrivano tutte solo qui. Perché la gente come noi arriva lì e torna indietro. Mettono solo il naso e... Niente. Cioè, non hanno risparmiato neanche questi, diglielo a Lorenz. Bene, niente Lorenz, non venire. Adesso proviamo il piano di sopra, ma... No, a parte che Lorenz è già venuto, sono già venuti loro qua. Di notte di giorno? Di notte mi sembra. Ma di notte che ricordo? No, mi ricordo, sì, mi sembra di sì. Di notte io non vedrei dove mettere i piedi, veramente. E andiamo a fare l'ultimo. Putin vive qui, ah qua non c'è più, qua c'è Putin, non c'è più la sata. È un condominio interessante questo qua. C'è bella gente. Mi mancano anche proprio gli indizi. Tutta la roba che hanno portato fuori non può essere tutte le porte. Poi il K2 mi hanno chiudato il mezzo segno. Queste sono camere più piccole. Allora, qua ci sono libri. Quel che resta. Gioco infantile nei francobolli, vita della scuola. Spartiti di musica. Cioè. Sì, hanno tolto tutto. Non c'è più niente. Però queste hai visto che sono camerette? Sì. Impiegano la vestiva. Se qualche rimane di un lampadario. Basta. Però ascolta, io ho un bagnetto in portata. Pisa dent. Non farei, Cioè. Vabbè. Cioè, guarda, passa anche il battello in questo momento. Guarda che meraviglia è. Un bagnetto qua deve essere, ti rimetti in pace col mondo. Quello alto qua. È alto? Eh sì. E beh, siamo al quinto piano. No, ma perché poi giù c'è anche lo strapiombone. Sì. Dai, finiamo in fondo qua e poi direi che possiamo anche congedarci. Là dove c'è la lumugine. Attaccapanni ci sono. Minchia, bello alto però, È alto, sì. Calendario, vediamo. Ottobre 85. Tutto 85. Eh sì, l'anno di chiusura. Sì. Tutto 85. Ha ragione. Vero. Vedi che non dico 39 balle. Anni, Ale. Che è chiuso. Ma che lo rimettano a posto veramente. Però questa parte qua non si presta a fare appartamenti, è troppo. Ah, cosa faranno qua? Questa... Però strutturalmente questa è messa bene. È messa meglio dell'altra, però ho visto che hanno iniziato da quell'altra. Sì, ma perché questa è più semplice da sistemare. Beh, le porte quasi le hanno tolte. Niente, qua proprio le hanno completamente tirati contro.
Niente, c'è pure un moscone. Perché? Niente, perché? Non c'è, sì, è rimasto un moscone. Ma non capito, ma su cosa va il moscone adesso? Beh, dall'85 ha preso la residenza qua. È secolare il moscone. Dai, raga, ci vediamo giù. Okay, ragazzi, siamo sulla via Crucis, che non è una via Crucis, ma per noi lo è. E meno male che adesso è a scendere. Sì, meno male. Tanto le gambe vanno da sole. Sì, ci sono migliaia di pigne assassine che se metti sul piede ti ritrovi già giù, però... sono fatte apposta per scendere velocemente. Se hai fretta... È la scorciatoia. Niente, il posto valeva la pena, sicuramente, anche perché questo posto tra un po' non esisterà più. Sì. Perché qui adesso lo devono riqualificare, hanno fatto la gara d'appalto ed è stato venduto a febbraio di quest'anno e qui ci faranno 70 appartamenti in questo posto. Beati quelli dell'ultimo piano. E niente, quindi mi hanno detto prima che iniziano i lavori veniamoci, perché è un pezzo di storia che non ci sarà più. Ce l'abbiamo fatta. Non so se sentirete l'audio in questo video, non lo so. Spero per voi che abbiate sentito la musica fino adesso e non l'audio. Se avete sentito l'audio, siamo così. Se avete sentito l'audio, purtroppo, cazzi vostri. Potete scrivere nei commenti. Insultateci pure nei commenti. Però dai, è stato un video leggero. Noi quando veniamo di giorno siamo talmente tranquilli che è giusto... Siccome poi oltretutto era abbastanza un vuotone, era giusto scherzarci su un po'. Sì, siamo in gita, veniamo in gita. Esatto. E basta, se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un like, un dislike. I commenti ci fanno sempre un enorme piacere, vi vogliamo bene. Ci aiutano anche, Voi commentate tutto che ci date solo. Sicuramente, sicuramente. Niente, che vi vogliamo bene, l'abbiamo detto e basta. Dall'Ence col fazzolettino salvietta umidificata e la Raffi. Alla prossima, chiusura con salvietta.